La sociologia è una disciplina estremamente complessa perché richiede un approccio integrato non solo dal punto di vista psicologico e medico, ma anche dal punto di vista socioculturale. A questo proposito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha abbracciato da tempo un modello biopsicosociale. Il modello biopsicosociale, che è quello che risulta più efficace nell'approccio sessuologico, si riscontra nel nuovo manuale diagnostico di DSM-5 che, pur non essendo perfetto, rappresenta comunque un punto di riflessione di molti studiosi a livello internazionale. Ed è interessante andare a vedere dove viene fuori questo approccio nel manuale, perché nel DSM-4, nelle versioni precedenti, non era citato, non si faceva riferimento in maniera così chiara. Viene fuori in due parti particolari. Quando si parla di disfunzioni sessuali, nella parte introduttiva, il manuale rifiuta la distinzione che c'era precedentemente di causa psicogena e di causa organica, in quanto ritiene che non si possa distinguere la psiche dal corpo, che qualunque nostra manifestazione debba essere considerata come globale. E, per cui nella definizione proprio delle disfunzioni sessuali dice che bisogna considerare dei fattori per quanto riguarda l'eziologia e per quanto riguarda il trattamento delle disfunzioni. E questi fattori sono cinque fattori e riguardano a tutto tondo tutte queste sfere. I primi riguardano il partner. Per cui è un fattore relazionale, il partner può essere portatore di una disfunzione sessuale a sua volta che interferisce con la funzionalità sessuale della persona, può essere portatore di una malattia che gli impedisce di vivere pienamente la sua sessualità. I fattori relazionali, più psicologici, che citava prima anche Bernore, per cui se nella relazione per esempio c'è un alto livello di conflittualità, oppure dice il manuale violenza, se c'è violenza all'interno della relazione ne devo tenere presente e probabilmente non posso neanche parlare di disfunzione sessuale, è una reazione adattiva alla violenza, il fatto di rifiutarsi o di non riuscire a fare sesso. La vulnerabilità individuale, comorbidità psichiatrica oppure eventi o fattori stressanti. Questo ci dice che dobbiamo fare molta attenzione a tutti quei fattori che possono incidere sulla sessualità, da altri, vedremo, altre patologie psicologiche, psichiatriche, a una vulnerabilità individuale. Per esempio, uno può avere un alto livello di inibizione sessuale, un basso livello di eccitabilità sessuale, per cui essere più vulnerabile a sviluppare disfunzioni sessuali. Oppure eventi o fattori stressanti, per esempio se uno sta vivendo un lutto, uno ha perso il lavoro, difficile che possa fare sesso, ma dobbiamo tenerlo presente. Fattori culturali o religiosi, per esempio una cultura che ti ha educato a una visione molto rigida, molto ristretta rispetto al sesso, una religione che ti pone dei divieti. Infine fattori medici che possono essere rilevanti per la prognosi, per il decorso, per il trattamento e dobbiamo tenerli presenti tutti quanti insieme. Un altro punto in cui emerge in maniera forte, e c'è proprio scritto modello biopsicosociale, è nella parte introduttiva relative alla disforia di genere, in cui proprio c'è scritto che i fattori biologici sono considerati un contributo allo sviluppo del genere, per cui dell'identità del genere, in interazione con i fattori psicologici e sociali. Questa è una rivoluzione abbastanza forte e ci rimanda al fatto che non possiamo, come alcuni forse propongono, considerare che lo sviluppo del genere è solo culturale. Ci sono dei dati, delle evidenze anche autoptiche sulle persone che vivevano una percezione del proprio genere di appartenenza diverso dal genere assegnato alla nascita, che ci fanno vedere che il cervello corrispondeva al genere che loro percepivano e non al genere che corrispondeva ai loro genitali. Per cui dobbiamo tenere presente anche i fattori, anche quelli biologici, anche in una questione che potrebbe sembrare solo psicologica come l'identità di genere.
Adesso vediamo uno per uno questi fattori, concentrandoci su che cosa dobbiamo tenere presente, indipendentemente da che operatori siamo, perché sulla sessualità lavoriamo tutti, lavorano gli psicologi, lavorano i medici, lavorano gli altri operatori sanitari e anche gli operatori sociali, come è già stato ricordato prima. Per cui dal punto di vista, biologico bisogna tenere presente di fondo tre cose: la predisposizione genetica, la presenza di altre malattie e l'assunzione di farmaci o di sostanze. Dal punto di vista genetico ci sono sempre più evidenze che c'è una predisposizione individuale di ciascun individuo che stabilisce, per esempio, il livello di eccitabilità di base, modello del duplice controllo, Bancroft-Janssen del 2000, oppure anche il livello di desiderio, quello che chiamavamo drive sessuale, è tipico di ciascun individuo, dobbiamo tenerlo presente, non possiamo pensare che ci sia un livello standard uguale per tutti. Le malattie sappiamo tutti quelle che influiscono di più sulla sessualità, tutte quelle che interferiscono con la vasocongestione dei genitali, con l'innervazione dei genitali oppure con i meccanismi centrali del desiderio. Primo di tutto il diabete, la sclerosi, il Parkinson, altre psicopatologie. Dobbiamo considerare la possibilità di presenza di malattie in tutti i pazienti che lamentano una problematica di tipo sessuale. L'assunzione di farmaci, sappiamo che i farmaci che hanno un effetto più devastante sulla sessualità sono gli antidepressivi selettivi della ricaptazione della serotonina, in quanto aumentano la latenza orgasmica, che va benissimo se uno soffre di eiaculazione precoce, è devastante per una donna che già fa fatica a raggiungere l'orgasmo e non riesce più a raggiungerlo, e anche per gli uomini che possono avere lo stesso problema. Gli antipsicotici diminuiscono il livello di dopamina, aumentano quello di prolattina, con tutte le conseguenze negative sulla sessualità che conosciamo. I chemioterapici distruggono tutto, compresa la sessualità, e ce ne potrebbero essere molto altri. Chiaramente quando si può, che certo non si può con la chemioterapia, però con gli psicofarmaci si può provare a cambiare il tipo di farmaco, scegliendone uno che abbia un effetto minore sulla sessualità, ricordandoci che l'effetto anche qui è molto individuale, varia da persona a persona, non dobbiamo guardare solo gli studi, dobbiamo guardare la persona che abbiamo davanti. A livello psicologico bisogna tenere presente la storia personale dell'individuo e della coppia, come diceva prima anche Bernorio, cioè non si può considerare solo l'individuo, dobbiamo sempre concentrarci anche sulla coppia. A noi piace dire che la disfunzione è sempre di coppia, non riguarda mai solo l'individuo, proprio perché ci sono le dinamiche che ricordava anche lui prima, che fanno sì che la coppia poi colluda sul sintomo e che se migliora uno, migliora anche l'altro, se peggiora uno, peggiora anche l'altro. A livello individuale bisogna indagare la presenza di altre psicopatologie, di solito c'è ansia, c'è depressione, ci possono essere disturbi di personalità, disturbo ossessivo-compulsivo. Escludere disturbi psicotici, perché con i disturbi psicotici di sicuro non possiamo fare una terapia sessuale mansionale, e indagare anche la storia di coppia, per cui se c'è un'alta conflittualità, se c'è una capacità di comunicazione generale prima che sessuale, poi si va a lavorare anche sulla comunicazione sessuale, se c'è collusione sul sintomo, che molto spesso c'è. Dal punto di vista sociale bisogna tenere conto dell'ambiente socioculturale in cui la persona è inserita, delle sue radici culturali, della sua educazione, delle sue credenze. A me qui piace ricordare l'articolo 4 del nostro codice deontologico, che in questo è un pochino diverso da quello dei medici, perché abbiamo una professione che si esplica in maniera diversa, non abbiamo l'obbligo di assistere tutti, abbiamo l'obbligo, come dice qui, di astenerci dall'imporre il nostro sistema di valori, rispettando la dignità e il diritto all'autodeterminazione dell'altro. E abbiamo anche l'obbligo, come recita un altro articolo, di non seguire una persona se non abbiamo le competenze o se i nostri problemi personali interferiscono con il servizio di cura. Questo da una parte ci aiuta, dall'altra ci obbliga a dire di no se sentiamo che non sappiamo aiutare quella persona. Un esempio tipico è lavorare con un pedofilo. Penso che poche persone se la sentano di lavorare con un pedofilo, proprio perché quando noi lavoriamo in campo sessuologico, mettiamo in campo anche il nostro concetto di sessualità, la nostra sessualità. Spesso la pedofilia suscita una reazione viscerale in molti di noi.
non possiamo lavorare con un paziente se lo consideriamo un criminale o qualcosa che ci fa schifo, è meglio passare ad un collega. E dobbiamo conoscere chi nel territorio si occupa di queste cose. Torniamo a mettere insieme tutto. A livello biopsicosociale vuol dire che dobbiamo rispettare la persona nella sua integrità, nella sua interezza. E un esempio di questo è il fatto che il DSM-5 fa due operazioni. Una è, la prima è che toglie il disturbo di identità di genere e le parafilie dai disturbi psichiatrici, dicendo che di fondo il fatto che uno percepisca il proprio genere come diverso da quello assegnatogli alla nascita non è una patologia psichiatrica, è una condizione che diventa psichiatrica solo nel momento in cui la persona esperisce disagio, allora diventa disforia di genere, ed esperisce disagio se la condizione familiare, sociale e culturale non accetta questa sua incongruenza. Lo stesso fa per le parafilie, dice che una parafilia è una variante di un comportamento sessuale, del comportamento normofilico. Non c'è niente di male se un feticista gli piacciono i tacchi a spillo e li vive all'interno della sua sessualità. Diventa disturbo solo se gli crea disagio o se viene agita con persone che non sono consenzienti, che diventano vittime. Un'altra cosa fondamentale è che la sessualità viene accettata come una variante funzionale del comportamento sessuale, per cui ci ricorda che non abbiamo diritto di giudicare gli altri in base a quello che noi riteniamo essere corretto e giusto, ma che dobbiamo accettare la persona così come si pone e porre la nostra attenzione soprattutto su quello che è il benessere sessuale più che sulla prestazione sessuale, cosa che saremmo tentati di fare. È più facile misurare quanti rapporti hanno, se la frequenza, il tipo, la tecnica del rapporto, che non il benessere sessuale. È abbastanza difficile da misurare, ma dobbiamo misurarlo per rispondere a quello che diceva Mancino prima. Nella pratica clinica c'è la necessità di porre maggiore attenzione alla dimensione sessuale. A me risulta che ancora adesso sia i medici che gli psicologi, ci mettiamo tutti insieme, non indagano molto frequentemente la salute sessuale dei propri assistiti. È difficile che chiedano: è soddisfatto della sua vita sessuale, come va? E sappiamo dai dati della letteratura che il paziente da solo raramente ne parla spontaneamente col medico, almeno a me questo risulta. Se invece il medico o lo psicologo o l'operatore, può essere anche l'ostetrica, glielo chiede, allora l'incidenza per esempio di disfunzioni sessuali aumenta, passa dal 3 al 23%. Per cui è importantissimo che riusciamo a chiedere, a parlare della sessualità con i nostri pazienti per poter fare un intervento che poi sia efficace. Detto questo, dobbiamo ricordare che, come hanno già detto gli altri relatori, che l'intervento principe in questo campo è un intervento di prevenzione, prevenzione primaria e prevenzione secondaria. Allora, la prevenzione primaria in Italia in questo momento è difficile da fare, perché l'educazione si tratterebbe di fare educazione sessuale. Dopo quello che è successo quest'estate, l'educazione sessuale non riusciamo neanche a proporla. Allora abbiamo pensato, la facciamo ai genitori, che dovrebbero comunque essere i primi a farla ai loro figli. Ma anche qui, com'è che gliela propone? I genitori, dalle ricerche a livello internazionale, preferirebbero scaricare sugli insegnanti, a parte in Italia che non vogliono, ma non è che poi la fanno loro. In realtà gli studi dimostrano che l'educazione sessuale è efficace se fatta da entrambi, dai genitori e dalla scuola. Però non la possiamo fare in questo momento, no? Allora ci troviamo un pochino... Una cosa molto importante relativa all'educazione sessuale è che non riguarda solo i bambini, gli adolescenti e i ragazzi, ma dovrebbe essere estesa a tutto l'arco della vita, lo dice l'OMS, ma lo dicono anche delle esperienze che i colleghi ci raccontano. L'educazione sessuale nell'università della terza età con dei risultati sorprendenti.
Perché la nostra sessualità può essere arricchita, può essere migliorata sempre, a qualsiasi età. E questa è una cosa molto bella che ci dovrebbe spingere a lavorare sempre di più in questo campo. Perché comunque la salute sessuale va a contribuire, a arricchire la salute generale, il benessere, come diceva Maggio, dell'individuo. Dopo la prevenzione abbiamo un intervento consulenziale. La consulenza è quando uno ci viene a parlare di un problema ed è sufficiente un intervento che di solito in questo caso è psico-educazionale. Non è necessaria una terapia, non sempre il paziente lo sa. Spesso viene da noi aspettandosi una terapia anche lunga. In realtà il problema è molto facilmente risolvibile con una chiarificazione. Questo perché si parla di più di sessualità, se ne parla in TV, se ne parla nei social network, su internet, però se ne parla male, per cui spesso ci arrivano le persone con delle convenzioni assolutamente sbagliate, ma che le hanno condizionate per anni, cioè le hanno portate a non poter vivere pienamente la loro sessualità. Uno degli esempi più tipici di questo sono le donne che vengono disperate perché non riescono a raggiungere l'orgasmo vaginale, patologia che è stata completamente tolta perché si è visto che viene raggiunto da poche donne, per cui noi lo consideriamo una patologia, però trovano ancora le amiche su internet, bisogna. Oppure partner nuovo, che magari aveva partner precedenti che l'hanno sempre raggiunto e che gli mette in testa che loro non funzionano, non vanno più bene. Lì molto spesso basta spiegargli i dati, a cosa serve l'orgasmo, come funziona per la donna, per tranquillizzarle e risolvere la situazione. L'intervento terapeutico invece lo riserviamo per quei casi in cui c'è una patologia psicologica. Mi piace ricordare, a proposito delle disfunzioni, la disfunzione si ha quando c'è il circolo di automantenimento, cioè più il paziente cerca di risolvere la situazione, più la situazione si aggrava, come abbiamo visto col dolore, no? Più cerco di evitarlo, più c'è dolore, più peggiora la mia sessualità. Allora, a livello di intervento, distinguiamo a seconda dei vari tipi di problemi. Per le disfunzioni sessuali, a mio avviso, la terapia principe è la terapia mansionale integrata. La terapia mansionale è nata sì come terapia comportamentale proposta da Buster e Johnson, è stata poi arricchita di elementi dinamici dalla Kaplan, elaborata ulteriormente da Abraham e Porton, e poi Rifelli nel 1995 ha pubblicato un manuale dove propone proprio una terapia integrata nel senso che la mansione non diventa più lo scopo per ottenere un cambiamento in termini puramente comportamentali, perché si è visto che pochi pazienti rispondono a questo tipo di terapia. Sono i pazienti che hanno di solito un disturbo molto semplice che non comprende dei cambiamenti psicologici profondi relativi all'approccio alla sessualità. A me è capitato poche volte di poter fare una terapia solo così semplice. Ma la mansione diventa un mezzo per portare in terapia quelle che sono le resistenze, le difese dei pazienti che in terapia verranno affrontate. E come affrontarle? Ogni terapeuta le deve affrontare a seconda del suo modello teorico di riferimento, come ci ricorda il nostro codice deontologico, perché la terapia mansionale di per sé è teorica, non è che Master e Johnson erano comportamentisti, la Kaplan era psicanalista e facevano le stesse cose, per cui la terapia funziona, poi noi la dobbiamo usare a seconda della nostra preparazione. Per cui la si può usare, se uno è sistemico, la può usare all'interno di un setting sistemico, userà la mediazione sessuale, il collage della sessualità passata, presente e futura, le sculture. Se un terapeuta è un terapeuta cognitivo, userà tutte le tecniche cognitive di ristrutturazione dei pensieri disfunzionali che accompagnano le disfunzioni sessuali. C'è la possibilità, oltre che della mindfulness, come ricordava Bernorio, anche dell'uso dell'EMDR, se ci sono stati traumi infantili, c'è la possibilità dell'uso della schematerapia, più recentemente Raffaeli, che è israeliano, la proponeva in terapia sessuale per pazienti che hanno disturbi di personalità sottostanti.
interventi di stampo dinamico che vanno proprio a affrontare con i loro strumenti queste resistenze, queste difese. E si potrebbe continuare elencando tutti i vari approcci, ma mi fermo qua. L'importante è comunque garantire ad ognuno l'intervento più economico possibile, più economico in termini sia di tempo che di denaro che di coinvolgimento emotivo. Spesso i pacienti che vediamo, oltre alla disfunzione erettile, però vediamo che hanno altri, non so, un disturbo d'ansia, un disturbo ossessivo. Se questi non interferiscono con la terapia, noi dobbiamo rispondere solo alla domanda del paziente, non abbiamo l'autorizzazione di andare oltre. Ci verrebbe la tentazione. Disturbi parafilici. Nei disturbi parafilici la terapia di elezione è la terapia cognitivo-comportamentale. Qui si fa di solito una desensibilizzazione in cover, mentre per la terapia delle disfunzioni sessuali si faceva una desensibilizzazione in vivo, facendogli fare gli esercizi a casa. Di sicuro questi pazienti spesso sono stati vittime di abusi infantili, non necessariamente abusi sessuali, anche abusi fisici, abusi psicologici. In questo caso si può usare l'EMDR con efficacia e la schematerapia è stata usata di recente per trattare soprattutto i sexual offender con dei risultati molto buoni di efficacia e di efficienza. Bisogna però dire che queste terapie vengono proposte come alternativa al carcere in molti stati, per cui i risultati vanno presi un pochino con le pinze. Per ultimo, nella disforia di genere, che è meno rara ma ha una ricaduta molto pesante sull'individuo e sulla sua famiglia, quello che è più efficace, è un intervento che di sicuro deve andare a analizzare tutti gli aspetti più profondi dell'io e dell'identità, non solo dell'identità sessuale, ma anche proprio dell'identità dell'individuo. Per cui tutte quelle terapie che sono in grado di affrontare elementi più profondi. Si può andare da un intervento dinamico, che in questo è principe, a un intervento cognitivo, però cognitivo di quelli che proprio sanno lavorare sugli aspetti più profondi della personalità, sempre la schematerapy oppure la terapia emozionale, a una terapia funzionale o altre terapie che sappiano fare questo. Però in questo caso non si possono tralasciare gli aspetti comportamentali e relazionali, perché ovviamente operare un cambio di genere vuol dire operare un cambio anche di ruolo di genere. Da donna devo diventare uomo, per cui mi devo comportare in modo diverso, per cui gli aspetti comportamentali sono importanti e vanno presi in considerazione. Così come gli aspetti relazionali pubblici. Avrete presente i due professori che sono diventati professoresse, no? Da un giorno all'altro, suscitando reazioni diverse a seconda della regione, perché dipende dal clima politico. Però le persone che noi accompagniamo in questa transizione devono essere preparate a questa reazione allargata, che non è solo dei familiari, ma è anche sociale. Molto importante in questo caso è dare un supporto anche ai familiari, perché non è facile per dei genitori che un figlio diventi una figlia o viceversa. A questo proposito ci sono poche esperienze a livello internazionale, io ne ho presente una fatta in Canada e quella fatta a Bologna dal MIT, Movimento Italiano Transessuale, con dei risultati veramente molto buoni. Alcuni genitori arrivano a mettere il fiocco rosa o il fiocco azzurro quando il figlio cambia sesso. Per concludere, il sapere sessuologico è un sapere per definizione molto complesso, richiede una preparazione più ampia rispetto all'intervento in altri ambiti della psicologia, perché dobbiamo sempre tenere presente tutti e tre gli ambiti, quello somatico, quello psicologico e quello socioculturale. Lo stesso si può dire per l'intervento fatto da un medico, deve tenere presente anche l'aspetto psicologico e quello culturale, o qualsiasi operatore esso sia. Per questo c'è una necessità di relazionarsi con i colleghi, per cui la necessità di collaborare non solo fra psicologi, medici e operatori sanitari, ma anche con gli operatori sociali, come è stato detto prima. Vi lascio con
proprio con questo augurio di poter collaborare sempre di più in modo da poter contribuire a migliorare la nostra sessualità, ma anche a sviluppare degli strumenti che possano misurare l'efficacia e l'efficienza del nostro intervento.